Salve ragazzi, questo è il primo video che faccio di questo di Pokémon Online e voglio cominciare questa avventura con voi. Io diciamo gioco a questo gioco la versione online da un mesetto, anche se in realtà la versione reale lo gioco praticamente da quando è nata. Quindi diciamo questo primo video lo faccio per cercare un po' di supporto tecnico alla fine, perché ho qualche domanda, qualche dubbio che qualche dubbio in mente. Alcuni sono a livelli proprio di meccanica del gioco, cioè del gioco, altri invece sono più a livello di giocatore. Quindi questo video, speranza che in futuro poi ovviamente, se questo video insomma avrà i giusti commenti e like, fate video con i miei gameplay. Ovviamente all'inizio, della collezione, non potrò farvi vedere alcun mazzo meta. Potrò farvi vedere mazzi creati da me, semi competitivi o comunque che reggono. Quindi, insomma, la speranza che poi crescendo insieme a te vi aiuti a imparare a giocare. Tenete presente che una cosa è sapere come si gioca, una cosa è saper giocare. Io vi insegno a giocare, non vi, però cioè vi insegno come si gioca, non vi insegnerò a giocare, che è ben diverso, che alla fine dipende da giocatore a giocatore, è una cosa ben diversa. Non so come spiegare, cioè sapere le regole, cioè il sapere che potete assegnare una sua legge a turno, sapere usare, potete usare quanti strumenti volete, un solo aiuto a turno, è una cosa insomma semplice, non c'è bisogno che ve la spieghi io. Ma più andare nei dettagli su una meccanica, su una strategia rispetto a un'altra, o più giocare più aggressivo, più gridino, come si dice in italiano, cioè, più tirati, più tirchi, diciamo, no? Più usare un platan e scartare 4-5 carte potenzialmente utili, oppure tenersele, aspettare un turno, no? Questi tipi di giocate che alla fine variano da giocatore a giocatore. Alla fine le cose che al momento mi interessa sapere e voglio vedere, insomma, capire più che altro sono queste. Per esempio, se io metto i miei dati, io gioco più o meno una ventina di giorni, no? E giocherò 4-5 ore al giorno. Mi dice che giorni giocati 3. Beh, questi giorni giocati 3 sono ore complessive, cioè lui mi fa 5 più 5 più 5 fino ad arrivare insomma a 24 per 3, oppure ho un problema con il mio account. Un'altra cosa che riguarda sempre un possibile problema con il mio account è come funziona il livello rispetto alle missioni giornaliere? Io per esempio sono a livello 9, come potete vedere, quindi dovrei avere due missioni al giorno, posso accedere a due missioni al giorno. E ogni volta mi parto le missioni, scelgo tra tre. O quando io parto il gioco, allora, alle 11 del mattino, diciamo, quando lui mi dà le nuove missioni giornaliere, ho accesso a una scelta tra tre. Però me ne fa scegliere sempre una. Quindi la mia domanda è: io che sono livello 6 e livello 9, quindi in teoria tra poco, cioè dovrei avere a disposizione tre missioni al giorno, vuol dire che io posso collezionare fino a 3 missioni al giorno? Cioè vuol dire che se oggi non esco la prima, domani mi danno un'altra, se ne esco poi se fossi livello 10 mi darebbe una terza, o vuol dire che ogni giorno lui mi dovrebbe dare due missioni e quindi avere più possibilità di salire io velocemente, guadagnare soldi e comprare bustine? Questa è una cosa che non ho ben capito e preferirei che se qualcuno vedesse il video mi desse una risposta. Un'altra cosa che è più a livello pratico, diciamo più a livello di giocatore di medio alta esperienza, è io ho 8 bustine scambiabili vinte su qualche torneo o ottenute con qualche codice. No. Secondo voi è meglio aprirle così da me la mia collezione ed eventualmente scambiarle, o scambiare nettamente le bustine in quanto integre per ottenere ciò che mi serve?
Io questo, diciamo, non mi sono trovato la risposta, perché fondamentalmente aprire le bustine uscirà qualcosa di forte e quindi sistemare la mia collezione, però potrei andare più su qualcosa di mirato e togliendomi l'incognito. Per esempio, i cercasfide che sono introvabili al momento, l'unica maniera sono quelli dorati, mi sembra che escono nelle espansioni in cui esce. Come si chiama? Vabbè, qualcosa volante. Come si diceva prima. I furie volanti dovrebbero uscire, se non mi sbaglio. Shy Shaming. Eccolo qua. Che attualmente neanche ho avuto la fortuna di trovarne uno base che mi ha dato il gioco. Quindi, per esempio, mi conviene cercare di scambiare delle bustine per ottenerli, oppure aprirle e ottenere quello che mi esce nel caso, se non mi serve a scambiarlo per qualcos'altro, e poi in futuro pensare a questi cercasfide o altre cose. Al momento non credo di avere altre domande, alla fine penso di aver posto tutti i miei problemi. Le sfide giornaliere, cioè se il livello mi dà quante ne posso accumulare, non quante me ne dà il giorno. Se il tempo di giorno è reale, non sono i miei login, la quantità dei miei login. E se, come appena detto, se io le bustine scambiabili le dovrei aprire o provare a cercare qualcosa che realmente mi serve. Se questo video, insomma, otterrà delle buone visualizzazioni e dei commenti utili, farò anche altri video in cui posterò alcuni dei miei mazzi che ho creato principalmente per le missioni, che nonostante quindi sono molto mediocri, riesco a reggere contro molti mazzi tendenzialmente forti, meta o simil meta, perché gli manca, sono aggiustati, perché gli manca qualcosa. Ovviamente poi insomma, ci metto d'accordo, ci aiutiamo per aggiustarlo. Così poi, mano a mano, arrivare a poter partecipare anche ai tornei con mazzi standard piuttosto che mazzi tematici, che al momento ne ho partecipato 2 o 3 e ne ho vinti, almeno 22. Ecco perché sono uscito alcune di quelle bustine, e poi partecipare ai tornei standard con mazzi costruiti da noi e quindi ottenere anche premi penso di valore più alto. E poi un'altra cosa mi viene in mente adesso che mi cioè, non so, non ho capito, le carte promo come si ottengono? Per esempio Snorlax EX, come faccio a ottenerlo? Oppure i Veltali EX, come si ottiene? Io per esempio al momento nella mia collezione ho un Dark Ray EX, ho dei Veltal, quelli con l'abilità che annulla gli oggetti Pokémon, più penso uno o due Zoroark, quello che entra in gioco direttamente dalla panchina. Io quindi, se volessi giocare un mazzo oscurità, cercando di arrangiare con quelle carte, no? Se volessi arrivare a montare una versione un po' più competitiva, come faccio a procurarmi gli Veltal EX? Beh, io un momento non so cos'altro chiedervi. Spero che il video vi sia piaciuto, che mi sappiate aiutare e che volete vedermi in azione, diciamo, vedermi giocare. Alla prossima, spero. Ciao.